Benvenuti in questo nuovo video da Mobile Phone Island. Grazie all'ufficio stampa Alcatel sono potuto entrare nel mondo dei wearable. Infatti, durante l'evento che si è tenuto a Milano, mi hanno consegnato la Move Band, ovvero un activity tracker molto interessante. Scopriamo insieme questo prodotto dopo la intro. L'abbiamo già visto nel precedente video, quello dell'evento Alcatel. Comunque, come vi ricorderete, abbiamo oltre al braccialetto, abbiamo anche un caricatore USB a attacco proprietario e anche un manualetto di istruzioni in italiano. Poi le caratteristiche principali: questo è il braccialetto che è di plastica ma di buona fattura, e dentro invece abbiamo l'unità principale, che è quella che invia i comandi al telefono, perché ovviamente è Bluetooth. Poi, infatti, vedete, ci sono i LED che sono colorati, che indicano per esempio la carica, lo stato di carica e scarica e l'avanzamento dell'attività sportiva. Quindi è piccolo, non si rovina più, non si rovina, non si sporca. Comunque qua abbiamo questo braccialetto che, infatti, non so se lo vedrete, ma abbiamo da una parte i gancetti che dove va attaccata questa parte. Infatti, mettendo in questo modo, vedete, diciamo, l'indicatore, il LED va da questa parte, in modo che poi, una volta che l'abbiamo inserito, ecco, dovrebbe essere inserito bene. Infatti, già da questa parte si dovrebbe vedere il LED lampeggiare, anche se al momento non sta lampeggiando, però comunque è tutta questione di momento. Come vi dicevo, i materiali sono di buona fattura, mi sembrano abbastanza resistenti, non mi ha mai dato problemi. Però invece una cosa che non mi ha convinto è il sistema di fissaggio, che come vedete non c'è un vero sistema di aggancio, quindi è troppo facile da perdere. Il modo in cui andrebbe messo è questo qui, vedete, si mette qua e si fa entrare questa parte qua dentro, e dovrebbe stare così. Queste sono le indicazioni che vengono fornite da Alcatel, però mi sono accorto che in questo modo si perde davvero facilmente. Infatti, se guardate, lo spazio che c'è tra qua e qua è davvero poco, quindi con un po' di movimento, camminando, magari mettendosi il giubbotto, o se avete le maniche lunghe, è davvero troppo facile da perdere. Così io mi sono inventato un sistema che mantiene il prodotto un po' più fisso al braccio. In questo caso si tira per bene e poi si fa entrare questo gancetto qui dentro. E quindi, come vedete, diciamo che rimane un po' più fisso al braccio. Però anche in questo caso alcune volte mi è caduto lo stesso, soprattutto la notte. Poi magari di giorno, magari alla fine della giornata, un pochettino è normale che si stacca. Però diciamo che questo aspetto non mi ha convinto più di tanto. Se avessero messo un sistema di aggancio di qualità superiore, magari un gancetto come quello degli orologi, il prodotto sarebbe stato molto più fermo al polso. Band si controlla tramite Bluetooth attraverso un'applicazione omonima per Android e per iOS, omonima perché si chiama Moveband come il prodotto. È facile da usare, si scarica velocemente, non è molto pesante, però devo segnalare che crasha quasi sempre. Quindi magari è vero che sarà un'applicazione che userete poco, perché non è che crasha ogni 3 secondi, però in queste 2-3 settimane che l'ho provato, tutte le volte che l'apro crasha, quando non la bloccavo in modo che non venisse chiuso da Android. Invece, per quanto riguarda iOS, non l'ho provato perché non ho un iPhone recente da poterlo provare. Vi registrate con un account, chiede pochissimi dati, ricevete l'email di conferma, cliccate sul link ed è fatto. Poi potete configurare il vostro profilo per mettere, per esempio, vi chiede altezza, peso, eccetera, per potervi consigliare quando dovete camminare, per esempio. Eccoci qua davanti alla nostra applicazione di Moveband. Come vedete, tutte le volte che si apre, l'applicazione deve connettersi via Bluetooth
all'activity tracker, infatti vedete ora, ecco, si è appena connesso, questa è la schermata principale. Alcune volte crasha durante il primo avvio, ma nulla di particolarmente fastidioso. Questa è la schermata principale dove segno i passi, questi sono i passi che ho fatto oggi, queste sono le calorie che ho consumato oggi, questi sono i chilometri che ho fatto, invece queste qua è per quanto ho camminato. Premendo qua possiamo vedere gli altri giorni, infatti ieri ho camminato così, avanti ieri così, eccetera. E poi si può scorrere fino al primo giorno, per esempio, che l'evento di Alcatel era il 26 settembre, mi sembra. Per esempio, questi sono i chilometri che ho fatto il primo giorno di utilizzo. No, forse era il secondo. Comunque vedete che ha mantenuto in memoria un po' tutto dei chilometri percorsi, anche se ho cambiato un po' di telefoni di quelli che ho provato in questo periodo. Comunque vedete che li tiene tutti. Poi con uno swipe verso l'alto abbiamo questa modalità dove abbiamo qua sì le stesse informazioni in formato più piccolo, ma abbiamo anche delle informazioni, per esempio sull'ora in cui si è camminato di più. Per esempio, io ho frequentato un corso, quindi camminavo di più dalle 8 alle 9 che iniziava il corso, invece tutte le altre ero fermo lì al corso. Poi strano che poi alle 5 e mezza non abbia segnato niente. Comunque sono dati che sono abbastanza precisi. Infatti qua vedete che c'è già un po' più di andamento. Poi invece premendo su giorno possiamo vedere anche i chilometri della settimana e anche del mese. In questo caso il mese sarà un po' approssimativo perché forse non ce l'ho ancora da un mese questo prodotto. Infatti oggi è il 22 di novembre, quindi non è tra pochi giorni che avrò questo prodotto da un mese. Comunque, questo è per quanto riguarda i chilometri. Vedete qua ci sono anche questi indicatori, premendo per avere informazioni più dettagliate. E con uno swipe verso il basso invece torniamo all'altra visualizzazione. Poi qua possiamo condividere i risultati e vedere gli obiettivi giornalieri e a che punto siamo del raggiungimento, ma di questo ne parleremo tra poco. Invece andando sul secondo tab abbiamo la gestione del sonno. Quante ore abbiamo dormito? Quante ore di sonno profondo, quanto di sonno moderato e quanto tempo si è stato sveglio. Diciamo che invece qua per quanto riguarda si può vedere anche le altre notti quanto ho dormito, però come vedete qua alcune volte non lo salva, non so per quale motivo e non me lo so spiegare. Tra l'altro magari pensavo che magari fosse la batteria che quando non è tanto carica non segna, però comunque è successo anche altre volte che la batteria era più del 50%, quindi non ve lo so spiegare, o è l'activity tracker che non segna oppure è l'applicazione che non riceve i dati, non lo so, non ve lo so spiegare. Comunque le impostazioni sono le stesse, si può anche cambiare con uno swipe verso l'alto, si possono vedere maggiori dettagli, vedete qua. Anche si possono vedere maggiori dettagli qua, anche possiamo vedere il tempo per ogni ora, quindi è bello preciso. E vabbè, c'è anche mese e settimana, però se metto settimana segnerà che ho dormito di meno di quello che ho dormito, perché tipo una notte non ha segnato niente, quindi segna che ho dormito di meno, segna che ho dormito di meno, però questi sono dettagli. Qua ci sono sempre la possibilità di condividere e di vedere gli obiettivi, che però qua sono obiettivi dei passi, distanze, eccetera. Invece qua nel menu ad hamburger, a parte a vedere l'account con cui sono registrato, abbiamo io che possiamo personalizzare l'account, qua fa vedere giusto, cambia la password, eccetera. Gli obiettivi personali che qua possiamo anche personalizzarli. Se vogliamo camminare di meno per ogni giorno per ricevere la notifica, possiamo spostare o annullare. Stessa cosa per tutti gli altri. Questi sono gli obiettivi consigliati, però potete abbassarli o alzarli in base alle vostre esigenze. Poi abbiamo anche i risultati personali, che sono gli obiettivi già raggiunti. Io per ora sono soltanto due. Questo qui faccio vedere un po' quelli che ho raggiunto, invece gli altri
bisogna aggiungere, sono un po' più faticosi da raggiungere, più che avere la versione dell'applicazione. Invece andando su braccialetto, qua intanto vediamo la percentuale della batteria, la indica anche il braccialetto tramite LED, che dopo vedremo dalle istruzioni quanto corrispondono. E poi indicherà anche la carica, perché quando è in carica avremo comunque la possibilità di vederlo stato di carica anche da qua. Si possono personalizzare gli allarmi in modo che il braccialetto vibri quando ci serve, si può anche impostare in che modo, oppure ripeti, eccetera. Non c'è nessuno io giustamente perché è solo col braccialetto. Si possono personalizzare le notifiche, per esempio adesso sono poche chiamate perse, indirizzi email di cui non mi sono mai arrivate notifiche delle email, messaggi, batteria quasi scarica e chiamate in arrivo. Peccato che non ci sia WhatsApp, che è l'applicazione più utilizzata, e questa secondo me è una vera pecca. Poi tra l'altro vi devo segnalare che è raro che arrivino le notifiche. Non so se poi sono i miei telefoni che fanno chiudere l'applicazione, quindi si scollega dal braccialetto. Però di notifica al polso mi sono arrivate davvero poche. Invece quello della batteria è comodo perché ti tormenta finché non lo metti a caricare, quando tipo è al 10%. Continua a vibrare ogni pochi minuti. Io l'ho disattivato perché dava parecchio fastidio. Poi su impostazioni possiamo vedere invece fare gli aggiornamenti. Come funziona? Intanto l'applicazione si aggiorna dal Play Store normalmente o dall'App Store. Invece per quanto riguarda il software della Move Band, fa scaricare da qua l'aggiornamento e poi lo flash via wireless, via Bluetooth in questo caso. Nelle istruzioni dice di tenere il braccialetto vicino al telefono e di non chiudere l'applicazione nel frattempo. Comunque, è un'operazione molto veloce. A me, quella volta che l'ho aggiornato, mi ha dato un errore, però alla fine l'aggiornamento l'ho installato lo stesso. Poi trovo il mio braccialetto che permette di far vibrare il braccialetto per farlo trovare. Poi su guida, invece, quello che vi dicevo, abbiamo una guida in italiano molto più accurata. Vedete qua, spiega un po' tutto anche in italiano, è fatta molto bene. Ci sono vari consigli. Ricordo che il braccialetto è water resistente, nel senso che resiste agli schizzi, ma non potete fare le immersioni al bagno, magari se ci cade una goccia lavandovi le mani non succede niente. Invece comunque il braccialetto, se togliete l'olivetta, si può lavare tranquillamente. Magari cercate di non far entrare l'acqua dove ci sono i contatti, però comunque io sono riuscito a lavarlo senza problemi. E poi qua ci sono le informazioni sul LED, che per la carica della batteria, per esempio, di solito un LED indica 25-49%, due LED 50-74%, tre LED 75-99% e quattro LED 100%. Quindi indica sia lo stato della carica, sia lo stato della ricarica e anche l'avanzamento del monitoraggio dello sport. Poi qua spiega anche come sono i tipi di LED, come funziona, che c'è il LED acceso bianco, lampeggiante spento. Poi qua ci sono le varie certificazioni. Guarda, la precisione dei dati, devo dire che mi sono sembrati corretti, però non avendo un altro activity tracker non posso fare dei paragoni. Però devo dire che secondo me sono giusti, insomma, quando camminavo di più segnava più passi, quando camminavo di meno segnava meno passi, giustamente. Invece per quanto riguarda i dati del sonno, devo dire che alcune volte non li ha segnati nell'applicazione, non so se l'Activity Tracker che non è riuscito a misurarli per qualche motivo, o se l'applicazione che non è riuscita a ricevere dal braccialetto, non ve lo so dire. Comunque sono giusto un paio di volte, due o tre volte che non me la sento niente fastidioso. I dati vengono salvati sul cloud, quindi se cambiate smartphone dovreste tenere la maggior parte dei dati, tranne quelli del sonno, che in alcuni casi, passando da un telefono all'altro, in questo caso ho avuto in prova il Moto G4, quindi quando sono passato da quello al mio LG G4, qualche dato del sonno non era nell'applicazione sull'altro telefono. Riguardo alla durata della batteria, mi devo ritenere soddisfatto perché sono riuscito a fare 4 giorni, però 4 giorni interi. Ora pure questo prodotto misura anche il sonno, quindi quando è carico, la notte misura anche il sonno, quindi quando
quando adesso vi dico 4 ore, nel senso sono 3 notti e 4 giorni, perché alla quarta notte non ci arriva. Comunque, un'autonomia che secondo me va abbastanza bene. Invece, per quanto riguarda i tempi di ricarica, ci vuole un paio d'ore. Infatti, in questo momento starete vedendo come collegare la Move Band al caricabatterie. Tutto molto semplice. Infatti, basta inserire la cosiddetta olivetta nel caricatore in dotazione, facendo attenzione a far corrispondere gli attacchi al cavetto, e poi si collega a una porta USB o a un caricabatterie. Io, per esempio, ho usato il mio hub USB e ha caricato senza nessun tipo di problema. Per quanto riguarda la disponibilità, come i colori abbiamo nero, blu e rosa. Per il momento il prodotto sarà abbinato ad alcuni smartphone di Alcatel. Per adesso non so dirvi se Alcatel deciderà in futuro di vendere questo prodotto singolarmente. Comunque, seguitemi sul canale nel caso mi arrivi qualche comunicato o trovo su internet qualcosa, vi aggiornerò sicuramente. Quindi, indicazione sul prezzo non ve lo so dire, magari penso che magari questo prodotto venga inserito anche nei medi di gamma di Alcatel, non ve lo so dire comunque. In conclusione, questo prodotto mi è piaciuto, però devo dire che il fatto che alcuni dati non li salva, a volte non li segna, oppure che e soprattutto il sistema di fissaggio, diciamo che sono dei punti deboli di questo prodotto. Comunque, secondo me, se siete interessati all'acquisto di uno smartphone Alcatel, trovare questo accessorio all'interno vi farà più che piacere. Comunque, lo consiglio a chi vuole provare questo tipo di prodotto senza spendere cifre troppo alte. Ringrazio ancora l'ufficio stampa Alcatel. Ricordo di mettere mi piace, commentare e condividere se avete apprezzato questo video. E ci vediamo al prossimo video da Mobile Phone Land. Ciao!